Vivo in questo monastero da circa 20 anni e abbiamo ripreso quello che era l'azienda agricola del monastero. Quindi abbiamo fatto una fattoria didattica e dopo è diventata fattoria sociale. Io sono riuscito a coniugare la passione per l'archeologia, per la storia, e nell'archeologia e nella storia c'è anche l'umanità, l'umanesimo e quindi le persone. La nostra missione, quella di mia e di mia moglie, è stata sempre: creiamo un luogo dove si sta bene noi, ma devono star bene anche gli altri. Quindi un'azienda agricola un po' particolare, cosa produce? Produce erbe aromatiche, produce ortaggi, ma produce benessere. Diventa la nostra un'azienda propedeutica al lavoro, legata alla, proprio in questo caso, alla salute mentale. Ci sono diverse tipologie di giardini e di orti, quindi abbiamo preso tutta la parte storica che ci poteva dare, quindi partiamo dagli orti di Carlo Magno, secondo i capitolari di Willis del 799, e si arriva agli orti di Cristoforo Colombo. Mi sono accorto con dei ragazzi che avevo io che puoi fare tutto quello che vuoi, ma determinate cose proprio fisicamente non riescono a farle. Un incontro con un amico ingegnere che è stato qua a trovarmi e mi fa: fai un robot, no? C'è già qualcosa in commercio, se ci facciamo alcune modifiche lo possiamo applicare ai ragazzi, perché funziona con il cellulare, con il tablet o con il computer. Allora, l'orto robotico è costituito da due rotaie che si mettono su un bancale su cui è sovrapposto un braccio meccanico che mette il seme, preleva le erbe infestanti, bagna quando ha anche un sensore che dice quando manca l'acqua, e quindi un disabile che ha un problema magari solo alle gambe, che sulla carrozzina sa usare il tablet, può avere questa opportunità. Io ho anche delle amicizie, ho già fatto questa proposta, ecco. Ha un impatto sulla sua autostima che è enorme. Che vogliamo fare? Una scuola di formazione per l'orto robotico per la disabilità. Ma la nostra innovazione è già partita dall'antichità. Difatti noi in questa azienda sono 20 anni che non usiamo un antiparassitario, un concime, un diserbante, perché usiamo la sinergia delle piante. L'orto sinergico parte dall'idea di base che non bisogna usare né pesticidi né anticritogamici. Le piante hanno delle sinergie, sinergia vuol dire che lavorano insieme e quindi crescono bene. Un ambiente dove uno si riesce a ricreare e soprattutto la natura fa il suo lavoro, c'è poco da fare. Fa crescere le piante, ma fa crescere anche le persone.